con le scuole paritarie per la fascia 0-6 anni. Le condividiamo perché vanno incontro alle difficoltà che queste scuole hanno avuto, tutte le scuole per l'infanzia, perché il periodo del lockdown ha comportato per loro una difficoltà superiore alla scuola primaria, perché il bambino piccolo, anche se collegato attraverso i sistemi informatici, però presenta maggiori difficoltà sia di attenzione sia di partecipazione. Però apprezziamo la revisione dei convenzionamenti che avete fatto. Sicuramente nelle pagine successive, a pagina 5, non si capisce il dato riportato per la scuola secondaria. Voi parlate di prima di 384 studenti divisi in 12 classi e poi nel totale riportate invece di 289 studenti. Probabilmente non è esplicitato perché c'è questa differenza oppure è stato riportato un dato errato. Su questo chiedo un chiarimento. Il punctum dolens che emerge, ma ne abbiamo già parlato, non sto adesso a ripetermi, lo cito solo come titolo, il punctum dolens anche del piano di diritto allo studio sono gli interventi sulla scuola Rodari, non gli interventi che sono stati fatti nei mesi e nel periodo precedente l'apertura della scuola per poter consentire l'apertura della scuola, ma gli interventi sull'impianto antisismico e sulla copertura. Noi su questo esprimiamo la nostra assoluta contrarietà e perplessità, anche perché, contrariamente a quanto ha detto con l'assessore Villa prima, nel precedente consiglio comunale, credo che possano andare tutti ad ascoltarlo, non era stato detto che i lavori sarebbero iniziati il 20 di ottobre, si diceva che i lavori sarebbero iniziati con l'inizio della scuola, ma di fatto non sono ancora iniziati. Per quanto riguarda sempre i lavori, si parla dell'utilizzo delle palestre per l'attività scolastica. Si parla anche qui dei lavori, come citava prima l'assessore Villa. A noi risulta che le palestre abbiano bisogno anche di altri interventi, non solo dell'intervento antisismico. Desidereremmo che, una volta che si interviene su una struttura, contrariamente al vostro modus operandi, si intervenisse in modo completo, anche perché i lavori comportano, come diceva sempre prima l'assessore, giustamente, comportano delle difficoltà per lo svolgimento sia delle attività sportive sia delle attività didattiche sportive. A pagina 11 si riporta il dato del servizio mensa. Si dice che per la scuola Rodari accedono 166 bambini. Gli iscritti sono 198. Qui pongo una domanda. Si deduce che 32 bambini non si fermano a mangiare a scuola, ma rientrano nella loro abitazione. Sempre a pagina 11 non sono invece riportati i dati della scuola primaria di Villanova. Come mai? In merito invece all'assistenza educativa scolastica, a pagina 15 si precisa che funzionerà, almeno uso il futuro perché non so se è già funzionante da adesso o se inizierà a funzionare, un sistema che automatizzerà
tutti i dati, la raccolta praticamente dei dati, e si precisa che questo servizio sarà offerto sarà svolto da Offerta Sociale. Su questo chiediamo a lei, Assessore Brambilla, di fare un controllo molto vigile affinché, a differenza di quanto c'è scritto, oppure non a differenza, ma proprio per essere confacenti con quanto scritto nel piano di diritto allo studio, non vengano riportati i dati personali. Ci sia quindi una protezione dei dati personali. Per quanto riguarda il centro provinciale per l'istruzione degli adulti, se ne parla a pagina 28, mi permetto di chiedere quanti sono i cittadini stranieri che vivono sul nostro territorio e soprattutto quanti sono arrivati da pochi anni o da pochi anni, perché da pochi mesi, negli ultimi mesi, non credo che siano arrivati dei cittadini stranieri. Per loro è fondamentale, proprio per superare quelle forme di discriminazione dovute alla non conoscenza della nostra lingua, della lingua italiana, è fondamentale l'apprendimento della lingua italiana. Dai dati che sono riportati nel piano di diritto allo studio si evince che sono poche le persone che partecipano, alcune conseguono anche dei titoli che attestano l'apprendimento della lingua italiana. Rispetto alla popolazione residente a Bernareggio, sembrano pochi queste persone. Chiediamo, partendo dal piano di diritto allo studio ed essendo di competenza del suo assessorato, chiediamo di rafforzare questo servizio. Sappiamo che non può essere obbligatoria la partecipazione, ma far sì che queste persone accedano più facilmente a questi corsi, proprio perché la conoscenza della lingua italiana per loro è fondamentale per un inserimento armonioso, per evitare forme di discriminazione e per avere anche un futuro migliore se la loro permanenza dovesse, perdurare, negli anni. Complessivamente, il piano di diritto, allo studio, a parte queste imprecisioni, inesattezze, che, ci sono, riteniamo che sia una ripetizione di, concetti, generici, ma non sia così calato nella nostra realtà e soprattutto non fotografa in modo chiaro e comprensibile anche a persone che non accedono, come ha fatto lei in quest'ultimo periodo, quotidianamente alla scuola, non consentono di conoscere la situazione effettiva di Bernareggio. Quindi noi esprimiamo un apprezzamento per il lavoro che è stato svolto. Riteniamo che questo era un dovere civico svolgerlo ed esprimiamo un voto di astensione perché non si ravvisano nel piano degli elementi innovativi che permettono sia di andare incontro alla situazione pandemica che tuttora perdura e compromette anche in parte la vita scolastica. Questo è un dato oggettivo, non è un giudizio politico. E poi anche perché non fa sì che la nostra scuola diventi una scuola veramente attrattiva.
molti dei ragazzi e dei bambini che vivono a Bernareggio frequentano infatti delle scuole fuori dal nostro comune. Questa è una scelta delle famiglie rispettabilissima e insindacabile, ovviamente, però denota anche una non attrattività dei nostri plessi scolastici. Grazie. Grazie consigliere Baio, mi permetto solo di dire una cosa in parziale, diciamo, replica rispetto all'introduzione che ha fatto del suo intervento. Forse è vero che noi, per nostra cultura politica, consideriamo scontato il lavoro che l'assessore, soprattutto l'assessore, ha fatto in questi mesi, in queste settimane rispetto anche all'emergenza sanitaria per la riapertura delle scuole. Scontato e doveroso. Lo consideriamo appunto così perché, come anche dal suo intervento ha specificato, crediamo che così debba lavorare un assessore alla pubblica istruzione o all'istruzione in generale e che così viene svolto correttamente il ruolo di un assessore all'interno di una giunta. Vi posso assicurare però che non è che in tutti i comuni gli assessori hanno lavorato così assiduamente, ferie o non ferie, notte e giorno, anche per occuparsi della riapertura delle scuole. Per cui il ringraziamento anche al lavoro che ha fatto Paolo, il ringraziamento da parte mia, di tutta la giunta, perché non c'è stato un momento veramente in tutti i giorni di quest'estate che non ci si è occupati con telefonate, messaggi, riunioni, incontri, a prescindere anche dalle nostre ferie personali della riapertura delle scuole, per cui volevo appunto ribadire anche che il lavoro che per noi è doveroso, quindi è stato fatto, come dire, ci sentiamo di dire appunto, è stato fatto perché ci crediamo e perché doveva essere fatto così, però non è detto che sia un lavoro scontato, per cui un ringraziamento al vice sindaco per il lavoro che ha fatto, insieme anche all'assessore Villa. Ma soprattutto lei in raccordo con la scuola proprio per far sì che tutti i servizi e che la riapertura delle scuole fosse il più agevole possibile in un marasma di normative che cambiavano quasi di giorno in giorno, o meglio, che non venivano chiarite e creavano continuamente confusione aggiuntiva. No, ma mi sono associata anch'io al Sì, no, ringraziamento, ma cioè, chiarissimo, però chiarissimo. è un dovere civico per uno che assume un impegno, Sì, no, ma sia come sono d'accordo consigliere, sia perché. come, a maggior ragione, come assessore. Cioè, se si è seri, cioè, Esattamente. parliamo di persone serie e quindi come Assolutamente. tale va ringraziata sicuramente. Assolutamente. Sì. Consigliere Tornaghi. Sì, molto velocemente, ma solo alcuni punti che volevo chiedere all'assessore Brambilla. Beh, sulla scuola Rodarin abbiamo ampiamente discusso, sia l'assessore Villa che tu, ti do del tu, scusa, in questo momento avete spiegato le varie vicissitudini, le varie problematiche. Io me lo ero segnato anche sul piano diritto allo studio, anche perché anche qui, vabbè, l'abbiamo sentito prima. Non c'erano stati, secondo me, gli opportuni aggiornamenti, ma questa è una ripetizione di quello che ho detto prima, ma volevo comunque segnalarlo perché me l'ero in qualche modo appuntato anche questo, perché nel piano diritto allo studio all'inizio tu parli proprio di tutto quello che è stato l'excursus per i lavori alle scuole e quindi io avevo appuntato questo passaggio. Poi molto brevemente, molto sinteticamente, alcuni punti. Ad esempio sui trasporti, se non ho visto male, gli alunni iscritti ai trasporti quest'anno sono 46, appena 46. Mi sembrano un po' pochini, cioè un servizio, è vero che se è necessario è necessario, ma un servizio per 46 persone, mi domando semplicemente se ne vale la pena, nel senso che probabilmente il costo non è poco e viene attuato solo per 46 persone. Mi ricordo che già da qualche anno, so che non è la soluzione definitiva, ma si parlava
già quando ero amministratore io, del famoso progetto Piedibus. Anche qui io non ho più, non ho più saputo nulla di questo progetto, se è andato avanti, non è andato avanti, che sviluppi ha avuto, che sviluppi non ha avuto, perché mi è sembrato che nel tuo piano di questo progetto non se ne sia parlato in qualche modo. Mi posso rendere conto delle difficoltà, ma anche qui vorrei magari qualche delucidazione, qualche aggiornamento. Poi, sembra chiaro, per carità, ma il servizio pre e post scuola, che ritengo un servizio sicuramente molto, molto importante, soprattutto per le famiglie e le famiglie più bisognose, più necessitose, per varie problematiche, prima fra tutte magari il lavoro, tu hai menzionato anche prima nella tua breve relazione che il servizio è un po', diciamo così, in affanno, in difficoltà. Vorrei capire un po' meglio, se possibile, quali garanzie questo servizio possa avere da qui a qualche tempo, a qualche settimana o forse anche a qualche mese. È vero che dipenderà dagli eventi che accadranno, però in qualche modo penso e spero che voi vi stiate un po' chiarendo le idee anche su questa questione importante. Poi solo un inciso sul piano d'ambito scolastico, nell'assemblea generale dove si dice di offerta sociale, no? Qui è un po' la richiesta che ho fatto all'inizio, l'offerta sociale, mi è stato risposto anche in modo positivo, perché comunque sembra che da parte di offerta sociale e dell'amministrazione in questo caso anche vi possa essere una collaborazione, sto parlando del discorso del bilancio d'offerta sociale, in questo caso mi riaggancio al discorso del piano diritto allo studio, dove si dice che in questa assemblea generale di offerta sociale è vero che probabilmente è una cosa che indica la normativa di legge o non so quale regolamento, ma oltre alla partecipazione degli organi politici del sindaco o dell'assessore, mi chiedo perché ad esempio non sarebbe possibile anche in questo caso la partecipazione almeno di un rappresentante della minoranza, di qualsiasi gruppo politico, per carità di Dio, non deve essere per forza il gruppo della Lega o il gruppo, non so, di Vita Nuova, ma comunque di un rappresentante delle minoranze. Secondo me sarebbe un atto democratico in tutti i sensi, perché comunque anche in questo caso la minoranza potrebbe essere maggiormente informata su quanto si sta portando avanti, sulle situazioni reali. Due poi domande velocissime. La prima è sul corso per gli adulti, che parlava un attimino fa la consigliera Baio. Corso per gli adulti per la formazione anche linguistica. So che è una domanda un po', ma questi corsi chi li finanzia poi alla fin dei conti? Punto di domanda. Perché scusate la mia ignoranza, ma io non l'ho ben capito. Sui progetti, invece, è una richiesta, perdonami, vice sindaco, che io ogni anno faccio. Ma tu la sai benissimo, ho visto il, diciamo così, l'elenco dei progetti le scuole e non solo dovrebbero portare avanti, un elenco molto nutrito, molto folto. A me, come al solito, piacerebbe in qualche modo avere in un secondo momento, diciamo così, il dettaglio di questi progetti, come ho fatto ogni anno, me lo sono andato a leggere, me lo sono andato a guardare con calma poi in fase successiva, perché comunque anche qui in qualche modo la cifra che si deve corrispondere non è cifra da poco, perché stiamo parlando, se non erro, correggimi se sbaglio, di 45.000 euro oltre a altri piccoli interventi di dettaglio poi successivi, e quindi interessa comunque vedere un po' nel dettaglio quali sono effettivamente questi progetti, visto poi l'impegno complessivo dell'amministrazione comunale, come dicevamo prima, come dicevi te poc'anzi all'inizio, un impegno poi tutto sommato notevole, perché stiamo parlando di 595.000 euro, vabbè, per il 90,23%, che non è più il 91,67% dall'anno scorso, e va bene, ma comunque un impegno complessivo consistente. Grazie. Grazie consigliere Tornaghi. Lascio la parola al vice sindaco.
Sì, provo ad andare per punti sperando di essermi appuntata a tutte le questioni. Allora, ecco, questa famosa percentuale, confrontarla con quello dello scorso anno, quest'anno è un problematico, nel senso che il consuntivo dell'anno scolastico che si è chiuso è un consuntivo che è totalmente differente rispetto a quelli che sono, come dire, i consuntivi di un normalissimo anno di funzionamento della scuola, per cui quel confronto delle due percentuali piuttosto facciamolo magari con quello degli anni precedenti, adesso non ho qui il dato, però farlo con quello dell'anno scorso diventa molto complesso. Soldi messi in più dall'amministrazione? Sì, ne abbiamo messi in più come soldi, assolutamente, basta guardare magari anche voce per voce, per esempio se prendete il capitolo dell'assistenza educativa scolastica, che è un capitolo estremamente delicato, che è un capitolo dove investiamo tante risorse, sono io la prima a dirlo che sono veramente molte, ma è un capitolo estremamente delicato, sulla quale noi abbiamo sicuramente un'attenzione, perché sono investimenti che facciamo sulle fasce più deboli e sono aumentate, così come sono aumentate anche altre voci. Nulla da togliere sul terzo principio che suggerisce il consigliere Baio, non è stato scritto, però ecco, devo dire che questa interlocuzione c'è, anche se devo dire che quest'anno mi è particolarmente mancata, nel senso che mentre gli anni scorsi anche la costruzione di un piano di diritto allo studio avviene con dei passaggi differenti, con delle possibilità di confronti differenti, davvero quest'anno l'aver avuto le indicazioni un po' all'ultimo istante, cioè, le indicazioni sul trasporto sono arrivate ai primi di settembre, mancava una settimana alla partenza della scuola, per cui su tante cose veramente non abbiamo avuto la possibilità di confrontarci proprio perché è stata un'evoluzione continua. È mia intenzione, però adesso abbiamo aperto la possibilità dei rinnovi alle consulte. È mia intenzione, appena chiudiamo il bando che in questo momento è aperto, convocare comunque la consulta istruzione e perlomeno andare a raccontare quello che è stato, le scelte che si sono fatte e comunque iniziare anche a raccogliere un po' quelle che sono le prime impressioni, diciamo, di queste prime settimane di scuola. I ragazzi iscritti alla secondaria, sono andata a riprendermi il dato ultimo che mi ha mandato il dirigente scolastico, sono 289, quindi sì, c'è un refuso e il dato corretto è quello del, erano 288 mi sembra scritto, sono diventati 289, quindi quello è il dato corretto. Sugli interventi del Rodari ne abbiamo già parlato tantissimo, per cui non vado a precisare altro se non una semplicissima precisazione, che è questa: quella struttura è una delle strutture comunali che più funziona in assoluto, perché iniziano i bambini i primissimi di settembre, le loro insegnanti anche alla fine di agosto, la scuola dell'infanzia termina al 31 di giugno, luglio e anche alcune settimane di agosto c'è il centro estivo, per cui quella è una struttura che funziona sempre. Trovare il momento ideale per fare i lavori è molto complesso, perché non c'è mai un momento dove quella struttura è completamente ferma. Per cui abbiamo dovuto mettere insieme le due cose, da una parte una necessità di lavoro che ormai era impossibile non fare, abbiamo messo fin troppe pezze su quella scuola e queste pezze non hanno portato a un risultato, bisogna fare un intervento che è un intervento di un certo tipo, purtroppo i tempi sono quelli, purtroppo la struttura è sempre in funzione, lo diceva prima Villa, abbiamo fatto non so quanti incontri con tutte le parti in causa per cercare di fare il piano meno impattante possibile, sicuramente un po' di adattamento da parte di tutti ci vorrà, però insomma io credo che poi quando dobbiamo raggiungere un obiettivo lo dobbiamo raggiungere, quindi dobbiamo cercare di tenere presente un po' tutte le istanze. Per quanto riguarda gli iscritti alla mensa pagina 11, ha ragione consigliere Baio, l'ho anche precisato in un passaggio scritto subito sopra, si precisa che molti genitori non hanno ancora perfezionato la pratica di iscrizione e sono stati sollecitati a provvedervi entro breve scadenza, nel senso che quello che abbiamo registrato è che non tutti li hanno già iscritti e perfezionato la pratica. Poi tenete presente che i miei dati, li ho consegnati questi dati per la deposizione del documento e che in questi giorni ancora si sono aggiunti dei numeri, quindi ecco, è semplicemente questo, non significa che sono bambini che non vanno a mangiare in mensa, sono famiglie che ancora non hanno purtroppo perfezionato la pratica e che stanno procedendo adesso. I dati dell'assistenza educativa scolastica vengono gestiti tramite un portale. È un portale che funziona ormai da parecchio tempo su altri servizi. Io, per esempio, per il lavoro che faccio lo utilizzo tantissimo per i servizi di
SAD e appunto è uno strumento che funziona assolutamente bene, non abbiamo mai avuto nessun problema di accesso ai dati da parte di persone che appunto non avevano diritto di accedere a quel dato, per cui su questa cosa appunto è uno strumento che già conosciamo per altri servizi, è già stato testato, è già stato utilizzato in realtà anche l'anno scorso sull'assistenza educativa scolastica, appunto non abbiamo avuto nessun tipo di problema, però ecco sull'argomento privacy sicuramente siamo attenti. C'è stato qualche volta che magari qualche dato non era stato gestito in maniera corretta e l'abbiamo immediatamente evidenziato, per cui su questa cosa l'attenzione c'è. Su quel che riguarda il CPA, io in questo momento non sono in grado di darvi dati dei cittadini stranieri che vivono a Bernareggio, di quanti sono arrivati, è un dato che dovrei recuperare da una ricerca anagrafica che in questo momento non ho. Quello che vi posso dire su questo servizio, e rispondo intanto anche alla domanda del consigliere Tornaghi, è questo. È un servizio che viene organizzato con, come dire, risorse che sono statali, nel senso che gli insegnanti che tengono i corsi sono degli insegnanti statali. Il CPA è un centro di formazione che riguarda l'area adulta. Poi noi siamo abituati a pensarlo solo per i corsi per gli stranieri, ma in realtà fanno tantissime iniziative di formazione per gli italiani e per gli stranieri, interventi appunto di istruzione e di formazione. Per cui appunto gli insegnanti sono insegnanti statali. Dopodiché noi abbiamo la fortuna sul nostro territorio di avere anche l'appoggio di un'associazione, che è l'Associazione Mondo a Colori, e devo dire che l'aiuto e l'intervento di questa associazione fa sì che gli interventi che noi riusciamo a garantire sul nostro territorio sono, come dire, anche più strutturati e più ampi rispetto a quelli che riescono a garantire altri territori. Vi faccio un esempio. Quest'anno un po' in tutti i paesi c'è il problema di dove fare questi corsi, perché le scuole non possono mettere a disposizione gli spazi per motivi Covid. Abbiamo fatto un incontro proprio in settimana con la referente del CPA, ci diceva che probabilmente negli altri comuni non partiranno, partiranno soltanto ad Arcore, che è la sede centrale, diciamo, della scuola. Al comune di Bernareggio, nonostante non abbiamo gli spazi della scuola, stiamo invece lavorando per farli partire comunque su altri spazi che abbiamo individuato, per cui abbiamo fatto un incontro settimana scorsa e devo dire che il fatto di avere una disponibilità comunque come amministrazione di dare degli spazi, un'associazione che riesce anche in questo momento a garantire alcune operazioni come il triage, come l'assicurezza sull'entrata e l'uscita, ci permette di garantire questo tipo di intervento, per cui è un impegno che sicuramente sul nostro territorio c'è da parte nostra e c'è da parte di quelle associazioni che credono in questi valori e quindi investono tempi, forze, energie anche in momenti così delicati per garantire questi tipi di interventi. Non sono pochi, sono molti. È anche vero che negli ultimi anni l'immigrazione non è stata così alta, per cui se anni passati c'era molta più gente che aveva la necessità di fare corsi, in questo momento un pochino rispetto al passato sono calati. L'anno scorso poi è stato un anno un po' eccezionale per tutto quello che c'è stato, però devo dire che noi non abbiamo dei numeri bassi. Per esempio tutto l'intervento che facciamo al pomeriggio con le mamme va ad intercettare tutta una fetta che il classico corso del CPA non intercetta. Noi con una strutturazione pomeridiana, con un'associazione di base, andiamo a prendere anche quell'area e andiamo a fare quel lavoro che prima si diceva, cioè non ti insegno soltanto l'italiano, ma ti spiego che c'è l'iscrizione a scuola, ti spiego che c'è la vaccinazione da fare, ti introduco anche in una vita di comunità e aiutano anche molto su questi aspetti di gestione familiare. Sulle domande della consigliere Baio credo di aver terminato. Sulle domande del consigliere Tornaghi, i trasporti. A oggi siamo a massimo carico di funzionamento del pullman. Sul pullman era già stato un lavoro e qui io quando qualcuno lavora bene lo riconosco, anche se non è merito mio ed è della precedente nostra amministrazione, ancora appunto della vostra con l'assessore Spada. Lui aveva già fatto un buon lavoro di contenimento dei giri e di riorganizzazione dei giri. Partendo da quello abbiamo lavorato ulteriormente per, come dire, cercare di, tant'è che noi riusciamo a garantire tutti i plessi con un solo pullman che gira, quindi con una spesa che rispetto ad altri comuni è molto limitata. Quel pullman in questo momento sta girando a pieno carico consentito, perché vi ricordo che per le regole del Covid noi non possiamo caricarlo più dell'80%, per cui abbiamo raggiunto il massimo di carico consentito.
Anche lì vale la stessa regola. In questi giorni, ahimè, si sono fatte vive altre persone, per cui quel numero di 46 è anche andato un po' ad aumentare. Il progetto Piedibus e Bicibus sono anni che ci proviamo, abbiamo mandato almeno un paio di volte a tutte le famiglie dei questionari per rilevare l'interesse. Abbiamo sempre trovato grande interesse per avere il servizio, pochissima disponibilità di volontari a gestirlo, per cui ci siamo scontrati in questi anni con questa realtà. Nel 2020 avremmo voluto lanciare non tanto un servizio strutturato, ma in occasione della giornata del verde pulito della regione Lombardia avremmo voluto lanciare delle giornate di sperimentazione, giusto per iniziare a muoverci un po' e provare a farlo. Purtroppo è andata come andata, l'idea è di riproporla per il 2021 sperando che le condizioni lo consentano. Prepo scuola, provo a spiegare un pochino meglio la situazione. Allora, a oggi noi siamo con le indicazioni che vi dicevo prima, cioè non avendo delle indicazioni specifiche sul nostro territorio, ai nostri comuni è stato detto dovete seguire quelle che sono le linee guida della scuola. Quindi noi andremo a strutturare quel servizio mantenendo le stesse identiche regole che in questo momento deve rispettare la scuola. Seduti a un metro buccale uno dall'altro, l'aula Covid da far funzionare nel momento in cui un bambino ha la febbre. Abbiamo tutta una serie di regole della scuola che dobbiamo portare nel piccolo anche sul prepo scuola. Questa è una notizia della settimana scorsa, perché fino a settimana scorsa rapporto educativo così, no e cos'ha, no aspetta adesso arriva la regione Lombardia, no non è vero, non esce più la regione Lombardia, ma forse adesso ATS dice qualcosa, per cui c'è stata una grandissima confusione che non ha permesso a chi doveva organizzare di avere delle regole chiare. Ora le regole chiare ci sono, noi ci stiamo muovendo in questo modo, con il preside, ancora in tempi non sospetti, per non saperne leggere né scrivere, avevamo già previsto dei piani, avevamo già identificato delle aule per il presso della primaria di Bernareggio e di Villanova, con degli ingressi dedicati e tutto quanto. Ora l'RSPP della scuola ci fa sapere all'interno di quelle aule, alla luce delle linee guida della scuola, quanti bambini possono restare anche per il pre-post. Quello determinerà il numero massimo. Sulla base di quello, e sperando appunto che non ci siano altri problemi di natura di sicurezza, andremo a fare l'incontro con la cooperativa che gestisce il servizio per sviscerare le altre questioni, perché comunque un paio di questioni ancora da sviscerare ci sono. Quindi io non sono abituata a promettere cose che non sono sicura di garantire, ed è quello che sto dicendo ancora alle famiglie, lo abbiamo detto fin da quest'estate. Non è un servizio che mi sento di promettere con sicurezza, è un servizio però sul quale ancora stiamo lavorando tutti i giorni per cercare di attivarlo. Raccolgo nuovamente la sollecitazione sul piano d'ambito scolastico con le risposte che sono state date prima, e i progetti li trova tutti sul sito dell'Istituto Comprensivo. Quest'anno hanno proprio messo un bel link, entrando in quel link si trovano tutti i progetti, e in particolare a me pare molto interessante anche andare a dare un'occhiata a quello che è il piano di didattica digitale integrata, che è sicuramente un po' la novità di quest'anno, che è stato predisposto proprio in vista di possibili problematiche, ma anche nell'utilizzo un po' della quotidianità della didattica delle scuole. Credo di aver risposto a tutto. Solo un'ultimissima considerazione all'osservazione fatta dal consigliere Baio, che dice che mancano degli elementi per conoscere bene la situazione. Si può sempre fare meglio, e può essere che mi sia dimenticata di alcuni elementi che può essere importante per voi avere. Segnalatemi quali sono eventualmente gli elementi che sentite mancano all'interno del piano diritto allo studio, che magari vorreste trovare nel prossimo piano diritto allo studio, perché appunto in questo momento io faccio fatica ad identificare altri elementi necessari per inquadrare meglio la situazione. Sul discorso invece di fruizione di scuole esterne, sì, è vero, ci sono bambini, famiglie che fanno questo tipo di scelta, questo succede sempre e funziona in molte scuole, però vi pongo l'osservazione della dinamica delle iscrizioni delle scuole secondarie. La scuola secondaria in questi anni ha fatto un grossissimo lavoro di ridefinizione della sua identità e ha fatto una scelta che non è stata fatta nelle altre scuole, di apertura massima ai ragazzi, con una serie di progetti innovativi, di aperture sul pomeriggio, ai quali i ragazzi stanno rispondendo molto bene,
e si vedono anche le risposte in termini di iscrizioni, che nel corso degli anni sulla secondaria sono andate effettivamente ad aumentare. Scusa, posso, senza alzare la mano per essere veloci, non ho, l'unica risposta che non ho capito bene è sul discorso del piano d'ambito scolastico. Avevo richiesto il discorso perché solo il sindaco, l'assessore, c'è una norma, c'è una regola, c'è... No, in realtà il piano d'ambito scolastico è stato riorganizzato così, tra l'altro neanche tanto tempo fa, nel senso che c'è un'organizzazione che prevede un livello di tipo tecnico, quindi riunioni da parte delle persone, dei dipendenti comunali che si occupano di scuole, quindi un livello tecnico. Poi c'è un livello politico, che sono le riunioni che si tengono periodicamente tutti gli assessori all'istruzione che vogliono ovviamente parteciparvi, e lì c'è un costante confronto rispetto alle questioni aperte in questo periodo. Vi lascio immaginare quante volte ci si è confrontati, piuttosto che lo sviluppo di alcune politiche. Ci sono stati periodi dove si sono fissati degli obiettivi ben precisi e si è lavorati per andare in quella direzione. È quello. Dopodiché, quando ci sono degli atti da approvare, passano comunque in assemblea dai sindaci, come per gli altri punti. Questa è per spiegare com'è l'organizzazione. Grazie, consigliere Baio. Sì, era solo per una dichiarazione di voto. Ringrazio delle risposte. Consiglio all'assessore, prima di pubblicarlo domani, di correggere i dati sbagliati e di guardare come mai non c'è il servizio mensa della scuola primaria Don Guidali, quella di Villanova. Ma al di là di questo, la dichiarazione di voto verte su questo, per motivare il voto di astensione. Noi avremmo desiderato in questo piano di diritto allo studio partire dalla emergenza Covid e quindi trovare quelle risposte che in parte sono state date dall'amministrazione comunale grazie all'azione dell'assessore. Quello che manca nel piano di diritto allo studio, assessore, sono i riferimenti specifici, al di là delle affermazioni che lei fa, che sono utili per dare una visione d'insieme del piano di diritto allo studio, ma non lasciano capire effettivamente nelle scuole di Bernareggio, non solo in termini numerici, ma in termini concreti, qual è il progetto educativo / formativo che viene portato avanti. Questo elemento manca. A supporto anche del voto di astensione e in riferimento anche a quanto diceva il consigliere Tornaghi, guardi, alcune amministrazioni comunali, il sindaco prima faceva riferimento ad alcune che si sono impegnate meno e queste non le apprezziamo, quindi non le guardiamo nemmeno. Però le dico con certezza che alcune amministrazioni comunali, proprio sul problema della scuola, non solo su quella della scuola, ma proprio su quello della scuola, hanno coinvolto anche l'opposizione. Perché? Perché siamo in una situazione, eravamo e siamo ancora in una situazione di emergenza. Ci spiace che questo non sia stato fatto, ma non per presenziare agli incontri, perché se si parte dal presupposto che anche la presenza con una figura dell'opposizione avrebbe potuto contribuire a dare un servizio, un buon servizio ai nostri cittadini,
Questo sarebbe stato auspicabile e invece è mancato totalmente, non solo perché non si è discusso nella commissione, ma perché è mancato. Il voto di astensione dettato dal punto aspetto precedente a anche questa motivazione. Ci auguriamo che la situazione purtroppo continua, diciamo purtroppo perché abbiamo voluto tutti con la fine ci fosse una soluzione, una situazione migliore per la pandemia anche sul nostro territorio e nella non sono altamente incoraggiati. Ci auguriamo che nel prossimo futuro venga proprio a partire dalla scuola da lei. Grazie. Grazie consigliere Baio. Se non ci sono precisazione. Non ho, scusate, sento un sottofondo, spegnete i microfoni per chi ce li ha accesi, se no li spengo io d'ufficio. No, si sente un sottofondo, è vero. Infatti, ok, grazie. Assessore Paola? Sì, volevo solo fare una precisazione perché forse c'è una confusione di base. Pagina 11, per il discorso dati Mensa Villanova, c'è scritto nella tabella scuola primaria Battisti, anno scolastico 2021-81. La scuola primaria Battisti è a Villanova in via Don Guindali, quindi il dato c'è. Forse lei fa confusione tra il nome della scuola e la via della scuola. Scusi, allora perché prima la chiamate scuola Don Guidali e dopo la chiamate la via? È la via dove è ubicata la scuola, ma la scuola sì, si chiama... Però, assessore, non si può chiamarla nella pagina precedente scuola Don Guidali e poi sotto scuola Battisti. Adesso è chiaro e va benissimo. Allora, usate sempre lo stesso linguaggio. Il piano è davvero confuso. Pagina 5, c'è scritto nome della scuola e via dove è indicata. Pagina 11, c'è scritto nome della scuola. Però chiudiamo, nel senso, il dato è riportato, fine. Grazie, direi di passare dopo questa ampia discussione alla votazione del piano di diritto allo studio 2021. Segretario. Esposito. Favorevole. Brambilla. Favorevole. Crippa. Non va il microfono. Crippa. Favorevole. Gerri. Favorevole. Aburi. Favorevole. Limonta. Favorevole. Zangheri. Favorevole. Destro. Favorevole. Marcella. Favorevole. Villa. Favorevole. Piazza. Favorevole. Baio. Astenuta. Tornaghi. Astenuto. Bambino. Astenuto. Pesana. Astenuto. 4 astenuti, 11 favorevoli. La delibera è approvata. Dobbiamo anche votare l'immediata esecutività. Esposito. Favorevole. Brambilla. Favorevole. Crippa. Favorevole. Gerri. Favorevole. Aburi. Favorevole. Limonta. Favorevole. Zangheri. Favorevole. Destro. Favorevole. Marcella. Favorevole. Villa. Favorevole. Piazza. Favorevole. Baio. Astenuta. Tornaghi. Astenuto. Bannino. Astenuto. Besana. Astenuto. 11 favorevoli, 4 astenuti, anche l'immediata esecutività è approvata. Passiamo al punto 10, approvazione accordo
Ex articolo 11 della legge 241 del 90, tra il Comune di Verareggio, Regia Immobiliare, leader SRL per la definizione della delle controversie avanti al TAR, Lombardia Milano e avanti alla Corte di Cassazione. Abbiamo discusso questa delibera in Commissione Urbanistica e in Conferenza Capigruppo. Provo a fare una sintesi, nonostante diciamo la vicenda sia una vicenda molto complessa e anche annosa, perché risale a una convenzione del 2008 con la quale è stato approvato un piano integrato di intervento che ha previsto all'interno dello stesso tre piani di lottizzazione con cui definivano diciamo tre aree di edificabilità all'interno del territorio che generavano una all'interno del territorio di generavano poi un volume di oneri di urbanizzazione che sono stati scomputati costruendo l'allora biblioteca, l'attuale municipio. A fronte di una serie di vicende degli ultimi anni, la società non ha completato tutte le lottizzazioni e rispetto a una lottizzazione in particolare, che è quella di Via della Madonnina, ha contestato all'ente il fatto di non aver costruito il parcheggio pubblico così come previsto dalla convenzione. L'ente ha sempre contestato di non poter procedere alla costruzione perché il parcheggio pubblico era posizionato all'interno di un corridoio ecologico che era già vincolato nel 2008 dalla provincia di Milano ed è rimasto e dal PRG del Comune Verreggio e poi è rimasto vincolato anche dal PDCP della provincia di Monza. E sostanzialmente l'ente ha sempre chiesto la ricollocazione all'interno del piano di lottizzazione per poter procedere alla realizzazione. Dopo diverse discussioni e dopo appunto questioni che sono passate anche per le aule di tribunale, dall'ultimo ricorso che se non sbaglio risale a ottobre-novembre del 2018 contro l'ente per sostanzialmente richiedere la restituzione degli oneri di urbanizzazione versati, scomputati per la quota parte del piano di lottizzazione di Via della Madonnina per oltre 2 milioni di euro, a fronte contestando il fatto di non poter appunto costruire per effetto della mancata edificazione e costruzione del parcheggio pubblico. La vicenda, l'amministrazione la segue da diversi anni abbiamo promosso più incontri con le parti, anche coinvolgendo la provincia, proprio per la discussione che era inerente anche ai vincoli provinciali e per verificare anche rispetto alle richieste fatte dalla proprietà se c'erano possibilità appunto nelle norme del piano di governo del territorio della provincia di poter gestire le richieste e soprattutto trovare una soluzione. Non si è trovata una soluzione finché la società non ha diciamo accettato che il corridoio ecologico non potesse essere edificato e quindi ha accettato di collocare il parcheggio all'interno del piano di lottizzazione. E qui veniamo quindi alla discussione su questo accordo, dove sostanzialmente la società appunto richiede all'amministrazione di poter edificare all'interno di quel lotto, mantenendo, perché così l'amministrazione ha risposto, il volume già previsto in convenzione, per cui la volumetria non è stata aumentata rispetto alla convenzione previgente. L'unico parametro che è stato diciamo cambiato è stata l'altezza degli edifici, perché è stata concessa 1,5 metri in più di altezza per poter usufruire di tutta la volumetria, visto che prima il parcheggio era appunto al di fuori diciamo dell'area considerata edificabile. Riportandolo all'interno, ovviamente il parcheggio consuma la possibilità di estendere e di edificare orizzontalmente, per cui la proprietà ha chiesto almeno di utilizzare la volumetria verticalmente. Siccome già l'altezza massima, se non ricordo male, in quel lotto è di 11 metri, mi pare, o 12 metri, la differenza di 1,5 metri in realtà è, tra virgolette,
insignificante, nel senso che non incide nella visione prospettica delle costruzioni, per cui non cambia, diciamo, l'assetto anche paesaggistico della zona rispetto alle previsioni del 2008. L'altra modifica sostanziale riguarda le opere pubbliche, quindi la costruzione del parcheggio e la realizzazione dell'area verde che inizialmente nella convenzione erano previste a carico dell'amministrazione. Nell'accordo si prevede che queste realizzazioni vengano fatte dal privato e che l'amministrazione, ovviamente, non facendole direttamente, rifonda il privato di quello che sono le opere da realizzare per una quota di 235.000 euro in totale, 150 dei quali versati entro 90 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo e la differenza versata successivamente, prima, diciamo, all'atto della richiesta del primo rilascio di permesso di costruire. Le opere, la società si impegna a realizzarle entro la scadenza della convenzione, che comunque è decennale, e comunque prima della richiesta di agibilità dei primi immobili che verranno realizzati. Ovviamente questi fondi, queste risorse che l'amministrazione dà ai privati in luogo al proprio intervento diretto, sono garantiti da una fideiussione bancaria escutibile a prima richiesta, proprio per garantire le risorse pubbliche. Si inserisce all'interno dell'accordo una fase 2, che è una delle richieste della proprietà rispetto alla possibilità di costruire un parcheggio dietro, diciamo, l'attuale supermercato MD, ma questa richiesta, siccome interviene su delle aree che sono vincolate alla provincia, è specificato che c'è un impegno a portare avanti, diciamo, l'istanza, ma non c'è nessuna obbligazione di risultato, poiché il tutto dipenderà anche soprattutto dalle valutazioni della provincia e dalle autorizzazioni provinciali. Per cui l'accordo non viene, diciamo, a mancare nel caso in cui la seconda fase non dovesse realizzarsi. I principi che invece sono stati confermati con questo accordo e sono, diciamo, il vantaggio per l'amministrazione riguardano innanzitutto la acquisizione della sentenza del Consiglio di Stato, che è l'altra causa per cui adesso siamo in Cassazione, la sentenza del Consiglio di Stato che, dando pienamente ragione all'ente, sostanzialmente certifica che in particolari casi non debbano essere restituiti gli oneri ai lottizzanti, proprio perché in alcune convenzioni che riguardano diciamo dei multilotti, le opere pubbliche realizzate con lo scopo toneri sono a favore della comunità e non correlate direttamente ai singoli permessi di costruire, per cui non sempre i comuni devono restituire gli oneri anche in caso di parziale edificazione rispetto al diritto che il privato ha di edificare. Per cui abbiamo scritto nero su bianco che il dettame di quella sentenza è acquisito dalle parti e nessuno potrà, diciamo, poi rivalersi anche in caso di mancata edificazione in futuro, sia della questione legata al ricorso che adesso è in Cassazione, sia legata a questo ricorso. Per cui abbiamo sostanzialmente trovato una formulazione che chiudesse un vantaggio per l'amministrazione ad oggi, che vedrà ritirati i ricorsi, quello in Cassazione subito alla firma dell'accordo, quello invece al TAR a seguito dell'approvazione della variante, trova, diciamo, appunto un vantaggio sia in questo aspetto, sia nel fatto che anche in futuro, se per qualsiasi motivo interno o esterno alla società questa edificazione non dovesse realizzarsi, non potrà essere fatta, diciamo, causa, non sarebbe legittimo fare causa al comune, proprio perché si acquisisce già oggi, almeno dal punto di vista della restituzione oneri, si acquisisce già oggi che nessun onere debba essere restituito al privato. Per cui non carichiamo anche il futuro delle amministrazioni Bernareggio di un fardello ipotetico che può, diciamo, essere richiesto, come ci è capitato a noi in questa fase.
Il passaggio, diciamo, a seguito dell'approvazione dell'accordo, i passaggi principali saranno a carico della proprietà, che dovrà presentare formalmente una variante alla convenzione che fa variante al piano di governo del territorio e che quindi seguirà l'iter poi dell'approvazione delle varianti al piano di governo del territorio, per cui ci sarà una fase di adozione, di pubblicazione per le eventuali osservazioni e poi di controriduzione alle eventuali osservazioni e di approvazione. Per cui diciamo che il tema, oltre all'accordo che costituisce il via libera per poter fare tutti gli altri atti, tornerà sicuramente all'attenzione del Consiglio Comunale per poter poi gestire tutta la fase correlata e collegata alla variante al piano di governo del territorio. Io ho cercato di sintetizzare velocemente, ma spero in maniera esaustiva, i punti principali dell'accordo. Se ci sono però ulteriori richieste di chiarimento, rispondo volentieri. Ecco, specifico che allegata a questa delibera ci sono i pareri legali, sia del legale che sta seguendo la causa al TAR, sia il legale che sta seguendo la causa in Cassazione. C'è il parere dell'estensore della variante parziale al PGT che abbiamo approvato nel 2019 per un aspetto urbanistico, e c'è il parere del revisore dei conti per quanto riguarda l'accordo appunto ai sensi della 241. Scusate, ok. Assessore Marcella. Grazie. Aggiungo solo a quanto ha illustrato il signor Sindaco che il nostro legale, nel suo corposo parere, dà anche atto che non è ravvisabile alcun rischio di danno erariale, perché, dice il legale, la restituzione delle somme è collegata al fatto che queste somme erano destinate alla realizzazione di opere, quindi del parcheggio e del verde pubblico, che non verranno realizzate dal comune ma direttamente dall'operatore. Ecco, grazie. Grazie. Consigliere Besana. Sì, devo dire, questa è una, diciamo, definizione di una controversia che ci trova lieti appunto dell'esito, nel senso che si trattava di una spada di Damocle di cui già si era parlato più o meno diffusamente anche in passato. Si tratta effettivamente di una vicenda estremamente intricata, con risvolti giuridici anche molto complessi, che solo in parte, diciamo, vengono poi indagati e diciamo estrinsecati negli atti, diciamo risvolti giuridici anche, se volete, affascinanti, diciamo così, sui quali, essendo le, mezzanotte 34, non mi soffermo più di tanto, pietatis causa. E detto questo, in ogni caso non vi è dubbio che la risoluzione di una controversia di questo genere in questi termini sia un punto certamente positivo. Questo perché evidentemente, al di là del merito dell'accordo, è evidente che l'alea di un giudizio di queste proporzioni era decisamente notevole. E questo perché, nonostante il fatto la sentenza del Consiglio di Stato avesse dato abbia dato anzi ragione al Comune, questo non poteva certamente far sentire al 100% al sicuro l'amministrazione, pur essendo, diciamo, sicuramente stato un fatto che le ha consentito di negoziare da una posizione di maggiore forza, senza dubbio, da un punto di vista strategico prima ancora che giuridico. Per questo motivo credo che sia una soluzione sicuramente soddisfattiva delle parti, se le parti stesse appunto hanno ritenuto di accedere a questo accordo, ma anche e soprattutto una soluzione che consente di voltare pagina e di archiviare una vicenda che avrebbe potuto pesare non poco sulle finanze del nostro comune, che, come si è già detto,
all'inizio non sono comunque tali da consentirgli di potersi assumere rischi di questa entità. Per queste ragioni noi voteremo in senso favorevole alla proposta. Grazie consigliere Besana. Consigliere Tornaghi? Sì, cercherò di essere veloce anch'io. Allora, in linea di massima è chiaro che anche noi siamo d'accordo e siamo sicuramente favorevoli per questo punto, visti le vicissitudini, visti gli anni che sono passati e la situazione che si è dovuta affrontare. Certamente la questione è tutta incentrata in qualche modo sul rispetto delle regole del PTCP, cioè del piano provinciale, no? Sono regole che in qualche modo ai privati, questo però dobbiamo dettagliarlo in qualche modo, dobbiamo farlo presente, sono regole che in qualche modo ai privati vengono fatte rispettare in modo, come posso dire, puntuale e preciso. Non sempre queste regole poi però in altre situazioni vengono completamente rispettate, quindi a volte sembrerebbe, a nostro giudizio, che si usano un po' due pesi e due misure. Siamo comunque soddisfatti di apprendere che queste cause pendenti così onerosi abbiano avuto una soluzione delineata in modo così, diciamo, positivo. Siamo, come ho detto prima, un po' meno soddisfatti per come vengono ad esempio trattati i privati, che dovrebbero essere più tutelati, in quanto, diciamo così, se una convenzione sottoscritta con il comune ci si aspetta che in qualche modo venga onorata. In tutto questo discorso il comune, certamente, come ho detto anche nella commissione, è fondamentalmente l'unico che trae giovamento da questo accordo, perché in realtà l'immobiliare non ha ottenuto nulla da tutto ciò, se non francamente dei ritardi e delle vicissitudini e degli oneri legali molto lunghi e molto onerosi. Questa sostituzione era quantomeno da trovare in tempi forse più rapidi. Si è invece andati oltremodo a dei tempi lunghissimi che hanno, io non voglio difendere nessuno, ma hanno sicuramente penalizzato gravemente e pesantemente in questo caso il privato. Però a fronte di tutto questo se ne è discusso anche ampiamente, come ripeto, nella commissione preposta. Penso che poi alla fine, nonostante quello che ho detto e che sottolineo e che non ritraggo sicuramente, alla fine la soluzione sia la soluzione migliore per chiudere questa annosa vicenda, che portava sicuramente delle situazioni comunque gravose da una parte e dall'altra. Quindi sicuramente anche il nostro voto sarà un voto favorevole. Grazie. Grazie consigliere Tornaghi. Assessore Marcella, doveva intervenire ancora? A posto, ok, grazie. Grazie per le considerazioni, sicuramente avviamo un percorso, appunto, come dicevate, per chiudere questa vicenda e alleggerire fortemente anche i rischi connessi chiaramente a eventuali soccombenze che, visti gli importi, sono assolutamente era assolutamente importante fare di tutto per poter appunto chiudere e togliersi queste problematiche. Andiamo quindi alla votazione. Approviamo quindi l'accordo. Segretario? Esposito. Favorevole? Brambilla. Massimo, ci sentiamo di stanotte. Attenzione che gli audio sono aperti. Brambilla. Favorevole. Ripa. Favorevole. Gerri. Favorevole. Aburi. Favorevole. Di Monta. Favorevole. Zangheri. Favorevole. Destro. Favorevole. Marcella. Favorevole. Villa. Favorevole. Piazza. Favorevole. Baio.
Favorevole. Tornaghi. Favorevole. Bannino. Favorevole. Desana. Favorevole. Unanimità. Unanimità, grazie. Approviamo l'immediata esecutività. Esposito. Mio favorevole. Brambilla. Favorevole. Crippa. Favorevole. Gerli. Favorevole. Aburi. Favorevole. Limonta. Favorevole. Zangheri. Favorevole. Destro. Favorevole. Marcella. Favorevole. Villa. Favorevole. Piazza. Favorevole. Baio. Favorevole. Tornaghi. Favorevole. Bannino. Favorevole. Desana. Favorevole. Unanimità. Grazie, unanimità. Chiudiamo il Consiglio Comunale riprendendo una, diciamo, un passaggio che non... che abbiamo posticipato, che era una serie di comunicazioni, eventuali interrogazioni. Introduco con alcune comunicazioni. La prima, permettetemi innanzitutto di esprimere a nome di tutto il Consiglio Comunale le condoglianze al consigliere Tornaghi per la perdita del papà. Lo ricordiamo anche come... fondatore dell'Associazione Genitori Libera Reggio, quindi come una persona che si è spesa anche in maniera forte per, diciamo, per la comunità, sia per, professionalmente, ma anche per, appunto, per quello che era il senso civico, aiutando a fondare associazioni che hanno sicuramente poi svolto nel corso degli anni un lavoro importante all'interno del nostro comune. Quindi ci tenevo, a nome di tutta l'amministrazione del Consiglio, farlo, Stefano, anche pubblicamente, a te e alla tua famiglia, anche il ricordo del lavoro che tuo papà ha fatto sul nostro territorio, per il nostro territorio. E ricordare a tutto il Consiglio Comunale che in questi giorni purtroppo è scomparso anche Carlo Brambilla, un ex assessore al Comune di Libera Reggio degli anni 80, quindi anche a nome di tutto il Consiglio Comunale lo faccio pubblicamente, come abbiamo fatto personalmente, le condoglianze alla famiglia, anche in ricordo appunto del lavoro che Carlo ha fatto proprio per il Comune di Libera Reggio e per il tempo che ha dedicato anche nel suo servizio civico. Per quanto riguarda invece una comunicazione più, diciamo, leggera, molto più leggera, riguarda la pubblicazione che abbiamo fatto per i rinnovi delle consulte comunali, dove all'interno delle quali, diciamo, cittadini singoli oppure associazioni o gruppi politici possono segnalare dei nuovi ingressi. C'è tempo fino a fine mese, abbiamo prorogato fino a fine mese la scadenza, per cui chi è già, diciamo, partecipe non deve rinnovare la propria adesione. Chi invece vuole aderire ex novo invece può farlo, o i gruppi politici e le associazioni segnalare i propri rappresentanti all'interno delle consulte. Così come fino a fine mese, scusate il gioco di parole, è attiva la possibilità di presentare le candidature per le benemerenze comunali, in modo che appunto poi la commissione possa riunirsi e valutare le candidature presentate e successivamente appunto individuare un evento all'interno del quale dare poi queste benemerenze o onorificenze ai cittadini o alle associazioni o a come dire, soggetti in generale che verranno individuati. Da ultimo, come mia comunicazione, volevo dare un aggiornamento al Consiglio Comunale rispetto alla vicenda collegata a Via Dante. Lo farò poi, diciamo, sintetizzando per iscritto questa comunicazione e sicuramente, diciamo, aggiungendo qualche dettaglio rispondendo all'interrogazione che è pervenuta in questi giorni. Entro questo fine settimana sicuramente farò anche la risposta scritta, però ci tenevo a dare un aggiornamento anche verbale, in parte appunto rispondendo anche all'interrogazione, riprendendo anche quello che ci siamo detti al Consiglio Comunale di luglio. Vi ricordo che da gennaio, da quando è stata fatta, diciamo, l'udienza dove
abbiamo accolto l'invito del giudice a trovare o a valutare le strade comunque per eventualmente definire una proposta, diciamo, di accordo tra le parti. L'amministrazione ha continuato un lavoro anche durante il lockdown rispetto anche alla proprietà, chiedendo la definizione di quello che erano gli scenari di ricostruzione o sollevamento, parziale ricostruzione dell'edificio, a fronte dei quali con Brianzacque ci siamo ritrovati condividendo un percorso che è stato quello di innanzitutto coinvolgere formalmente tutte le assicurazioni intorno a quel computo metrici e di verificare ovviamente anche con i nostri uffici un percorso di valutazione di quei computo metrici stessi. Il primo percorso ha avuto dei risvolti, diciamo, abbastanza, come posso dire, pesanti, nel senso che l'assicurazione, almeno parlo per quella del comune, ha da subito opposto, diciamo, qualsiasi tipo di confronto anche dal punto di vista, diciamo, di un confronto iniziale, preliminare, che noi avevamo chiesto, ma da subito si è irrigidita, mantenendo in realtà una posizione molto netta su questo e non appunto accettando di sedersi ad alcun tavolo di confronto. A fronte di questa posizione mi sono sentito, diciamo, di segnalare il comportamento dell'assicurazione all'IVAS, all'Istituto di Vigilanza sulle assicurazioni, proprio per appunto segnalare se il comportamento dell'assicurazione fosse corretto, soprattutto a fronte di un invito di un giudice a almeno tentare di trovare un accordo rispetto alla risoluzione della controversia. Diciamo che lo scambio con Unipol, che la nostra assicurazione, è stato abbastanza frequente nel corso di queste settimane, ultime risposte di questa settimana, l'ultima inviata ieri, diciamo il 7, oggi è già l'8, è l'una di notte, per cui diciamo ieri 7 di ottobre all'Unipol, in cui in maniera molto netta appunto rimarco in maniera forte il fatto che è assolutamente incomprensibile l'atteggiamento dell'assicurazione rispetto almeno ad un confronto preliminare. Nel frattempo con Brianzacque abbiamo avviato tutto un percorso individuando in una perizia di un tecnico esterno ai due enti, che quindi potesse fare una perizia, diciamo, ancora più oggettiva, questa perizia appunto vuole andare ad individuare, questo è stato chiesto al perito, il più probabile valore di costo di ricostruzione dell'edificio, il più probabile valore di mercato che l'edificio aveva nel 2006, nel 2009, scusate, quando sono chiusi i lavori, e nel 2016. Questo per capire esattamente, non solo, o meglio, per capire rispetto alla richiesta del condominio, quant'è il valore, diciamo, quant'era il valore del condominio al 2016 e quindi qual è il danno correlato, diciamo, al condominio stesso, oltre appunto per confrontarlo al valore di demolizione e costruzione ex novo che il condominio ha richiesto all'interno, diciamo, dei computo metrici estimativi che ha presentato tramite il suo tecnico e il suo legale. Proprio domani alle 14 avrò un incontro con Brianzacque, con il tecnico, per visionare la perizia e quindi per avere dei valori che possano, diciamo, permetterci possono farci fare una valutazione nel merito dei numeri e dei valori che emergeranno dalla perizia, confrontandoli proprio con la richiesta del computo metrico estimativo presentato dal condominio. La settimana scorsa abbiamo avuto un incontro al lato di Monze Brianza, il primo di ottobre, alla presenza del vicepresidente del lato, del direttore del lato, del sindaco dei Curzio Baraggia, quale membro del CDA del lato, presenza mia e del presidente Brianzacque. Sostanzialmente il CDA del lato ha chiesto, insomma, di capire l'evoluzione della vicenda e ovviamente ha promosso e ha, come dire, invitato le parti a provare a trovare
un accordo ovviamente nei limiti di quello che era il percorso che si sta proseguendo e rispetto ovviamente al percorso giudiziario. Di questo devo dire pubblicamente ringraziare anche il sindaco Di Curzio per aver sollecitato Lato in questa vicenda. Come gli ho detto personalmente, sicuramente tutte le azioni che possono aiutare alla causa e a trovare ad arrivare, diciamo, all'obiettivo sono positive, per cui anche l'interessamento di Ato, che essendo controllore di Brianza Acque, diciamo, ha sicuramente un peso in più rispetto alla società, anche per le decisioni che la società può prendere rispetto anche ai soldi che può spendere, sicuramente rispetto al comune ha una valenza diversa, per cui sicuramente il sindaco Di Curzio in questo frangente, diciamo, nella collaborazione istituzionale ha fatto appunto sollecitando Lato, ha fatto secondo me un'azione positiva di cui lo ringrazio anche pubblicamente oltre ad averlo ringraziato privatamente. Mi sono anche permesso però di discutere con lui in questi giorni, ve lo dico per trasparenza, perché non ho accettato dal mio punto di vista la strumentalizzazione del gruppo politico della Lega rispetto alla posizione del Lato e del sindaco Baraggia, proprio perché secondo me non tanto nei confronti dell'amministrazione di Bernareggio, che va bene, come dire, si difenderà anche dalle accuse della Lega, ma secondo me hanno messo in imbarazzo proprio il sindaco Di Curzio, che anche per quanto ne so io, diciamo, avrebbe preferito gestire questa questione a livello istituzionale, rappresentando lui non un gruppo politico all'interno del Lato, ma rappresentando tutti i comuni, per cui il suo ruolo in quel consesso è un ruolo istituzionale e non un ruolo politico, per cui spero, insomma, che questo scambio anche più politico non metta, insomma, non crei ulteriori complessità alla già complessa vicenda, e che il lavoro che le istituzioni fanno possa essere, come dire, portato avanti senza le pressioni dei gruppi politici, che in questo momento non aiutano da questo punto di vista e comunque non risolvono, diciamo, il problema. Poi ognuno può ovviamente prendere le posizioni che vuole, ma in ogni caso anche in Ato non è che abbiamo individuato dei percorsi, come dire, nuovi che prima non si erano avviati e che quindi da giovedì scorso si sono aperte strade che prima non si erano aperte. Sicuramente si sono fatti, diciamo, delle valutazioni, c'è stato un confronto costruttivo, molto costruttivo, che sicuramente può giovare alla causa, ma che non è che ha, diciamo, aperto, diciamo, canali particolarmente nuovi o diversi rispetto ad un percorso complesso ma già ampiamente avviato. Noi abbiamo nei prossimi giorni due scadenze, che sono il 15 di giugno, che è una prima udienza con l'altro condominio per l'ultima citazione che abbiamo ricevuto. Ovviamente in quell'udienza il comune chiederà la riunificazione della causa dell'altro condominio, che è il condominio Erika, con la causa del condominio La Vela, e successivamente il 19 di ottobre ci sarà l'udienza dove si verificherà se verrà accettata la riunificazione delle cause e dove il comune si presenterà con tutto il percorso che è stato fatto, ma il nostro tentativo sarà anche quello di presentarci con almeno un incontro fatto anche con l'avvocato di controparte del condominio La Vela, un incontro che ovviamente io vorrei fare prima dell'udienza del 19, proprio perché ritengo, come ho detto in conferenza capigruppo, che il comune non possa e non debba in questo momento insieme a Brianzacque presentarsi alla controparte con una proposta chiusa, prendere o lasciare, ma debba, come dire, spiegare, una volta che abbiamo appunto perizia in mano, spiegare tutto il percorso fatto e ipotizzare quindi un percorso verso la transazione, chiedendo la collaborazione ovviamente delle controparti per poter, come dire, costruire insieme questa transazione e non arrivare,
diciamo in maniera secondo me negativa, con una chiusura magari con Brianzacchi in un certo modo, che poi venga portata alla controparte appunto con una domanda secca, prendere così o altrimenti si va in giudizio. Non voglio arrivare a quel punto, non credo che sia neanche l'atteggiamento più giusto se si vuole veramente perseguire la strada della transazione, per cui in questi termini nei prossimi 10 giorni ci saranno questi due passaggi da fare, domani con il perito e la settimana prossima a questo punto con la controparte, che chiameremo in comune per fare una valutazione preliminare e per quindi poi spiegare al giudice tutto il lavoro fatto e tra l'altro il giudice è cambiato, per cui spero che tutto il lavoro fatto anche dal giudice precedente non venga, come dire, o comunque se deve essere rimesso in discussione, che ci sia chiarezza da subito, perché altrimenti perdiamo ulteriore tempo. E in ogni caso, appunto, sicuramente un passaggio con la controparte dal mio punto di vista è necessario e doveroso prima dell'udienza del 19. Questo è lo stato, diciamo, delle cose rispetto al lavoro fatto in questi mesi, in queste settimane e negli ultimi giorni rispetto alla vicenda di Via Dante. Io non ho altre comunicazioni da fare. Consigliere Tornaghi, prego. Sì, io francamente qualche comunicazione ce l'ho. Non in ultimo il discorso che riguarda Via Dante. Per carità, quello che è stato detto dal sindaco è corretto, però sicuramente noi teniamo a ribadire l'aspetto che ha citato il sindaco, e cioè che comunque il sindaco Baraggia si è fatto in qualche modo promotore di una proposta in atto, che poi è stata presa seriamente in considerazione sia da Ato che da Brianza Acque. Quello che poi successivamente è successo, ormai i social si scrive di tutto e di più, quello che poi è successo a livello politico, anch'io in qualche modo, come dire, non l'ho trovato del tutto pertinente, però sta di fatto che piaccia o non piaccia, il sindaco Baraggia appartiene ad una parte politica, ad una forza politica, e ogni tanto, non dico sempre, ma ogni tanto diamo un po' a Cesare ciò che è di Cesare, perché sono sicuro che se fosse stato qualche altro esponente di qualche altra parte politica, molto probabilmente si sarebbe fatto anche un po' di eco. Quando riguarda noi si tende sempre ad offuscare un po' la situazione, o comunque sminuirla in qualche modo, almeno questa è la mia impressione, pur rimarcando il fatto che sono anch'io concorde che in quel comunicato del tutto politico si è un po' troppo enfatizzata la cosa. Però ripeto, diamo un po' a Cesare ciò che è di Cesare, perché francamente i meriti non devono essere, come dire, in qualche modo disconosciuti. Questo era per quanto riguarda il discorso di Via Dante. Tra l'altro noi ci auguriamo che il tutto possa, in qualche modo, questo apporto che abbiamo dato possa essere un apporto fattivo per questo annoso problema, e che si arrivi a dei fatti concreti. Le parole e i discorsi hanno fatto il loro tempo, ora dobbiamo arrivare a dei fatti concreti, dobbiamo pensare a queste 12 famiglie che in qualche modo devono essere tutelate e devono trovare una loro connotazione, perché sono ben oltre 4 anni che siamo in questa situazione. Detto questo, se posso, io leggo alcune comunicazioni che ho, le leggo più velocemente possibile, ma le devo leggere, poi eventualmente tutto questo lo girerò in segreteria. Sì, sì, la prima una comunicazione in merito a un'interrogazione che abbiamo fatto sulle infrazioni semaforiche. Allora, in merito alla interrogazione sul tema del rilevatore delle infrazioni, innanzitutto ringraziamo per la risposta. Siamo soddisfatti di apprendere che tutto funziona secondo norma di legge. Un po' meno soddisfatti di sapere che a Bernareggio vengono elevate parecchie sanzioni con un solo semaforo. Il rapporto tra cittadino e Stato è sempre più precario, soprattutto dopo quanto i cittadini
hanno dovuto sopportare nel periodo di lockdown e speriamo tra l'altro che non si ripresenti. Troviamo necessario specificare che per quanto il sistema possa operare in termini di legge, il sistema sanzionatorio non deve diventare un sistema tributario, passatemi il termine, anche quando sia legittimo. Per questo riteniamo che segnalare in modo più evidente il rischio di poter essere sanzionati possa far diminuire non solo le infrazioni, ma anche il rischio di incidentalità. Segnalare in modo più evidente il rischio potrebbe essere semplicemente, sindaco, il cercare di segnalarlo con dei cartelli molto più evidenti che possono attrarre più attenzione alle persone che transitano in quel posto, in quel punto. I cartelli ci sono, ma magari qualcuno non li vede. L'impegno elettorale, però, dico, era quello di assumere nuovi agenti di polizia locale. Lei, sindaco, ne ha parlato qualche ora fa ormai, però finora queste nuove assunzioni sono avvenute solo in altri settori. Da quando il nostro ex comandante Zorzetto si è trasferito a Seregno abbiamo meno unità sicuramente e più territorio da controllare. Questo era già stato detto, ma questa è la realtà dei fatti. Ovviamente nulla togliamo al comandante Coriale, che gli facciamo tutti i nostri migliori auguri per un proseguio sicuramente positivo. Sollecitiamo inoltre la pulizia delle scritte ACAB sui muri della sede di polizia locale del nostro palazzo storico Landriani, scritte che sono da qualche anno lì imbrattate sui muri e che sicuramente non danno una buona impressione. Dobbiamo poi manifestare il nostro disappunto in quanto in diverse occasioni la Giunta si era detta disponibile al confronto e alla valutazione, cose che ho detto anche queste prima. Ad esempio sul senso unico di Vio Bizzone, la questione possiamo ipotizzare che per l'amministrazione si sia confermata, anche se sarebbe stato utile valutare delle soluzioni migliorative per la viabilità di via Montegrappa. Per gli orti urbani che ha citato prima anche l'assessore Marcella, apprendiamo che avete ormai approvato il progetto e di tutte le nostre osservazioni se ne è fatto ben poco. Se vi ricordate, nelle commissioni preposte avevamo fatto delle osservazioni, avevamo dato quello che diceva invece anche prima l'assessore Villa, dei suggerimenti. Questi suggerimenti mi si era stato detto che sarebbero stati in qualche modo vagliati prima di cominciare i vari lavori, ma poi fondamentalmente noi onestamente non abbiamo più saputo nulla, sappiamo solo che i lavori sono ricominciati. In ultimo, in merito alla recente inaugurazione della pista jogging della lottizzazione di via Setti Carraro, ci dispiace farlo notare, ma avete inaugurato un'opera pubblica senza nemmeno preoccuparvi di pulire l'area circostante. Alleghiamo delle fotografie in questo senso. Perfino un cartello pubblicitario sradicato di cui sarebbe facile risalire tra l'altro alla proprietà. Senza contare che questa giunta si ostina a non comprendere che le piste ciclopedonali hanno dimensioni e caratteristiche minime ben precise. Alleghiamo anche in questo caso la normativa. Lo abbiamo detto nell'ultima commissione lavori pubblici, mentre consigliavamo di portare la larghezza a 2,5 metri almeno. La differenza in termini di costo sarebbe stata minima, ma la pista sarebbe stata idonea anche sicuramente per le biciclette. La cosa più che ci lascia attoniti o sbalorditi è immaginare il percorso tipo. Allora, partendo ad esempio dai condomini di Via De Gasperi e proseguendo verso Carnate, il collegamento diretto con via Setti Carraro è interrotto. Poi troviamo una pista jogging che diventa una pista ciclopedonale, che diventa da un lato marciapiede e dall'altro, dove non mancano le case, una pista unicamente ciclabile. Tutto questo stando alla cartellonistica che esiste ovviamente. Le piste ciclopedonali vanno pensate come percorsi. Vorremmo capire, se possibile, che percorso vi siete immaginati voi in tutto questo, perché francamente ci sembra che al di là dell'impegno che ci sia stato vi è un po' di confusione, non vi è continuità in questi percorsi. Io nel mio piccolo ultimamente, bontà mia, vado spesso a camminare, vado verso Carnate
al di là che la conformazione del paese sia completamente diversa, ma se uno segue una pista vi è una continuità nella ciclo pedonale, che poi anche lì non è del tutto regolare nelle larghezze, ma vi è una continuità su un percorso che una persona può continuamente tenere nella massima sicurezza. In questo caso mi sembra che non sia del tutto così. Ringrazio per la pazienza e poi invierò il tutto alla segreteria. Voglio dire una cosa però, Sindaco, l'ultima volta io a fine luglio queste considerazioni per iscritto le ho inviate alla segreteria, ma avevo richiesto ricevuta di risposta, ma non ho mai ricevuto la risposta da parte della segreteria. Non ho mai capito se questa documentazione è arrivata o non è arrivata, francamente. Anche in questo caso vorrei che le risposte arrivassero. Quando si chiede la ricevuta di ritorno, si possa avere la conferma della ricezione della documentazione, perché sennò uno non ha, diciamo così, la certezza che la documentazione è arrivata. Grazie. Sì, ma eventualmente Stefano, manda la via PEC al protocollo, così sei certo che la ricevuta ce l'hai in automatico e viene protocollata all'attenzione della segreteria. Va bene. Se proprio così siamo sicuri anche noi che lo riceviamo, che non ci siano problemi di mail, eccetera, che con la PEC sicuramente riceviamo. Vi chiedo tra l'altro, per tutti gli interventi scritti di stasera, eccetera, di mandarli domani alla PEC via protocollo, così alla PEC del Comune. Va bene. Grazie. Consigliere Baio? Sì, grazie Sindaco. In merito alle sue osservazioni sulla questione di Villa Dante, vorrei anch'io, a nome del gruppo, esprimere alcune osservazioni. Credo che serva un apprezzamento per l'interessamento di Ato, che è una società di controllo sostanzialmente. Mi è sembrato di capire dalle sue parole che questo conferma quanto era già stato dichiarato da Brianza Acque in consiglio comunale, quindi Brianza Acque si assume, così come se l'è assunta il sindaco, Brianza Acque anche attraverso Ato si assume, riconferma la sua responsabilità. Non mi pare di aver colto dalle sue parole altre osservazioni che sono state fatte in ambito Ato, cioè altre proposte che vanno ad incidere sulla questione di Via Dante. In merito al calendario che lei ci ha dato, noi riconfermiamo la nostra posizione. Riteniamo che sia trascorso tanto tempo, troppo tempo, da quella fatidica e famigerata notte in cui sono crollate alcune case, cioè alcuni appartamenti, e non si sono più potuti utilizzare, soprattutto per queste famiglie, anche per tutte le altre persone danneggiate, ma soprattutto per queste 12 famiglie. Io credo che i tempi siano importanti. Capisco che sia doveroso ed è giusto che si facciano tutti i passaggi formali. Dalle sue parole si evince che avete ricevuto la valutazione tecnica, la perizia tecnica che il Comune ha fatto effettuare, che domani valuterete nella riunione con Brianza Acque. Noi desideriamo avere questa perizia fatta, che lei ha definito autonoma, perché è stata fatta da un ente terzo, non direttamente dal Comune, per poter avere, visto che avevamo deciso di condividere, così come lei fa puntualmente in ogni consiglio comunale, desideriamo avere la perizia tecnica. Questo in merito a Via Dante, proprio perché credo e mi auguro
ci auguriamo finalmente che nell'udienza del 19 il Comune, insieme a Brianza Acque, ma noi parliamo per il Comune, si presenti con un passo successivo, perché l'evidenziare solo i diversi passaggi che sono stati fatti è doveroso da parte dell'amministrazione comunale, ma non è sufficiente, perché le famiglie si aspettano una risposta, se l'aspettano da 4 anni, era logico che in un primo momento non poteva essere data. Oggi questa risposta può essere data perché ci sono tutti gli elementi, si è impiegato molto tempo, agli occhi di quei cittadini troppo tempo. Almeno adesso dobbiamo essere in grado di poter aprire una trattativa, una transazione stragiudiziale presuppone una trattativa e è logico che debbano volerla tutte le parti. Credo però, faccio una specifica per la parte assicurativa, se l'amministrazione comunale è in grado per il 19 di presentarsi al giudice in risposta a quanto il giudice ha chiesto, anche se è cambiata la persona, però la richiesta del giudice precedente viene sicuramente confermata da questo giudice, non può smentire una richiesta precedente, il giudice oggi che è stato assegnato. Noi dobbiamo essere in grado, mi auguro, capisco che i tempi sono brevi da oggi al 19, però dobbiamo essere in grado di fare un passo successivo, di formulare una proposta. Questo rafforza anche la richiesta che il giudice potrebbe fare, uso il condizionale perché poi in questo momento non parlo da giudice ma da consigliere, anche perché non sono giudice, potrebbe fare all'assicurazione, così da rafforzare la richiesta che viene fatta. E comunque l'amministrazione comunale, con una scelta del genere, dimostra e conferma, non solo dimostra ma conferma, la volontà di voler risolvere la questione. Parlo soprattutto delle 12 famiglie, anche delle altre persone danneggiate, ma in primis delle famiglie che oggi si trovano in una condizione di vita davvero difficile, perché immaginiamoci dopo, non stiamo a ripetere, ma evidenzio solo questo fatto. A me è stato detto che c'è una situazione di tensione molto alta, è comprensibile la tensione. È logico che l'amministrazione doveva fare tutti i passaggi e guai se non li avesse fatti. Apprezziamo che siano stati fatti tutti, ma adesso dobbiamo essere in grado di, come amministrazione comunale, presentarci con una proposta nell'udienza del 19, non solo nel raccontare tutto quello che è stato fatto, perché questo sarebbe lacunoso e insufficiente, non in grado di rispondere. La volontà che noi abbiamo espresso nel Consiglio Comunale del luglio scorso, non 2020 ma 2019, quindi più di un anno fa, era proprio questa. Chiudo su Via Dante e mi auguro, proprio in uno spirito di profonda e sostanziale collaborazione, che si arrivi a questo. Evidenzio solo un ultimo aspetto diverso. Prima si è parlato, il consigliere Besana ha parlato del piano Lombardia di Regione Lombardia.
che stanzia per 2021-2022 parecchie risorse. Tu, Sindaco, hai espresso delle perplessità di parte politica, rispettabili perché ognuno svolge il suo ruolo politico. Siccome questi soldi che mette a disposizione per la Brianza sono 125 milioni adesso, e di questi 28 milioni e mezzo vanno direttamente ai comuni per il finanziamento di opere pubbliche, io credo che il nostro comune abbia fortemente bisogno di opere pubbliche. Ne abbiamo parlato anche prima nel documento, cioè ne abbiamo parlato prima, quindi non mi ripeto. Io invito, e noi come gruppo invitiamo l'amministrazione comunale, al di là della valutazione politica che fa del comportamento e del modus operandi di Regione Lombardia, su cui non sindachiamo e non entriamo nel merito, anche perché abbiamo sentito solo la tua voce, la rispettiamo e ci crediamo, non abbiamo motivo di dubitare di quello che ci hai detto, ma non abbiamo sentito l'altra parte, quindi non entriamo nel merito. Però invitiamo l'amministrazione comunale ad avvalersi di queste risorse, cioè a partecipare a queste risorse. Ne abbiamo molto, molto bisogno. Questo è un invito che noi formuliamo come gruppo, e su questo siamo disponibili, così come su Via Dante, su tutto, ma così come stiamo facendo su Via Dante, a collaborare e a collaborare pesantemente, perché è per l'interesse e per il bene di tutti i nostri cittadini. Grazie. Grazie consigliere Baio. Solo due precisazioni. La prima è che sicuramente una volta che la perizia viene depositata ufficialmente al comune ve ne trasmetteremo copia. Immagino che dopo l'incontro di domani, dopo la presentazione, ci faranno il deposito definitivo, e a quel punto non c'è nessun problema, ovviamente, anzi, molto volentieri verrà inviata anche a voi, perché è giusto che sia così. Sicuramente il passaggio, diciamo, l'udienza sarà un passaggio importante, e altrettanto importante per noi, e condivido il passaggio che ha detto prima rispetto al fatto che è ovvio che tenteremo, come dire, che sia il giudice a forzare, tra virgolette, anche le assicurazioni, perché il nostro obiettivo è che, visto che la nostra voce non è stata sufficiente, che sia la voce del giudice a spingere anche le assicurazioni a fare la loro parte, e sicuramente in quel caso, diciamo, la strada sarebbe molto più in discesa. L'ultimo passaggio rispetto invece alla questione del piano Lombardia, il problema che io ho evidenziato, a prescindere dalla questione politica, che lasciamo fuori, diciamo, adesso la politica nel senso dei gruppi partitici, il problema è proprio quello che io sono consapevole che ci siano 28 milioni di euro sulla Brianza, assolutamente consapevole. Il problema è che quando, diciamo, è stato come dire, reso pubblico con la delibera di giunta di agosto questo finanziamento, i soldi erano già destinati ad opere pubbliche predeterminate, per cui io lo dico da sindaco, non ho avuto la possibilità di segnalare quelle esigenze che anch'io condivido, abbiamo necessità di portare avanti sul nostro territorio, a Regione Lombardia, perché nessuno ci ha chiesto di poter accedere a quei fondi. Ora, io non so come abbiano fatto i comuni che hanno ricevuto i finanziamenti a poter, diciamo, segnalare, perché non esisteva una procedura aperta per tutti gli enti di poter fare queste segnalazioni, e non credo neanche che i comuni possano ogni tot tempo mandare progetti a Regione Lombardia a caso chiedendo un finanziamento. E questo è il mio rammarico, che i finanziamenti di 28 milioni ci sono stati, e vi manderò tra domani e dopodomani anche la ripartizione comune per comune di quei fondi,
con anche i progetti finanziati, e vedrete che per la maggior parte sono progetti che riguardano, diciamo, dicevo prima, tanti sono progetti lodevoli, importanti, e che era giusto finanziare, sottoscriverei anch'io. Tanti altri, secondo me, diciamo, poteva essere fatto un lavoro di concertazione per meglio dirottare ed individuare le priorità del territorio, però questa è una valutazione più politica. La valutazione istituzionale è che purtroppo non c'è stato un canale, e non c'è a tutt'oggi un canale, diciamo, per poter chiedere di partecipare alla ripartizione di quei fondi, per cui ci siamo trovati, diciamo, i fondi già ripartiti secondo una logica che, voglio dire, ci sarà stata una logica, non la conosco, quindi non posso contestarla, nel senso, non la conosco, contesto nel merito il risultato, non tanto la logica, perché il risultato non lo comprendo, ecco, semplicemente questa cosa qua. A noi non risultano tutti destinati, comunque, può darsi che... Chiedo... Scusami Manuela, chiedo a quel punto anche, cioè, non voglio ribaltare, diciamo, la questione, però rispetto a quello che conosco io, magari, cioè, vuol dire, mi mancano dei passaggi, per cui se recuperate altre informazioni che possono essere utili, diciamo, all'ente per poter fare le segnalazioni, noi siamo pronti per poter, come dire, eventualmente interagire con Regione, se avete modo di poter attivare dei canali o delle informazioni che magari ci sono sfuggite, che in questo momento non abbiamo, per carità, non pretendo di conoscere tutto, per cui se c'è qualche passaggio che ci è sfuggito e avete modo, diciamo, di segnalarcelo, molto volentieri. Ok, rispetto alle questioni di Tornaghi, magari poi ti rispondiamo anche per iscritto, così, vista l'ora tarda, ulteriormente facciamo una risposta scritta insieme a queste. Ok, se non ci sono altri interventi, io dichiaro chiusa la seduta. Vi auguro una buona notte e ci aggiorniamo nei prossimi giorni.